Il naso che scappa. Una storia del genere è accaduta a Laveno, sul Lago Maggiore. Una mattina un signore, che abitava proprio di fronte al pontile dove si prendono i battelli, si alzò, andò in bagno per farsi la barba e nel guardarsi allo specchio. Accidenti! Il mio naso! Il naso in mezzo alla sua faccia non c'era più e al suo posto era tutto liscio. Quel signore in vestaglia come stava, corse sul balcone giusto in tempo per vedere il naso che usciva sulla piazza e si avviava di buon passo verso il pontile, sgusciando tra le automobili che si stavano imbarcando sulla motonave traghetto per Verbania. Ferma! Ferma! Gridò il signore. Il mio naso! La gente guardava in su e rideva. A quel signore non rimase che scendere in strada e inseguire il fuggitivo, e intanto si teneva un fazzoletto davanti alla faccia, come se avesse il raffreddore. Purtroppo arrivò appena in tempo per vedere il battello che si staccava dal pontile. Il signore allora si buttò coraggiosamente in acqua per raggiungere il naso, mentre i passeggeri e i turisti gridavano: "Forza, forza, vai che ce la fai, forza!" Ma il battello aveva già preso velocità. E il capitano non aveva nessuna intenzione di tornare indietro per imbarcare i ritardatari. Aspetti l'altro traghetto, ne passa uno ogni mezz'ora. Il signore, scoraggiato, stava tornando a riva quando vide il naso che, steso sull'acqua, galleggiava su un mantello e navigava a piccola velocità. Ah, dunque non hai preso il battello? È stata tutta una finta? Il naso guardava fisso davanti a sé, come un vecchio lupo di lago, e non si degnò neanche di voltarsi. Il mantello ondeggiava dolcemente come una medusa. Ma dove vai? Gridò il signore. Il naso non rispondeva. E il suo disgraziato padrone si rassegnò a raggiungere il porto di Laveno e a passare in mezzo alla folla di curiosi per tornare a casa, dove si tappò, dando ordine alla domestica di non lasciare entrare nessuno. E passava il tempo a guardarsi nello specchio la faccia senza naso. Qualche giorno dopo, un pescatore di ranco, tirando su la rete, si trovò il naso del fuggitivo e pensò di portarlo al mercato di Laveno. La serva di quel signore, che era andata al mercato per comprare il pesce, vide subito il naso del padrone esposto in bella vista in mezzo ad altri pesci. Ma quello lì è il naso del mio padrone!» esclamò. «Datemelo subito che glielo porto!» «Di chi sia, non lo so. Io l'ho pescato e lo vendo», disse il pescatore. «E a quanto?» «A peso d'oro, si sa. È un naso, non è mica un pesce persico!» La domestica corse a informare subito il padrone. Dagli quello che comanda, voglio il mio naso! La domestica fece il conto che ci volevano un sacco di soldi perché il naso era piuttosto grosso. Ci volevano 3.000 lire, 13 treciglioni e mezzo. Per mettere insieme la somma dovette vendere anche i suoi orecchini, ma siccome era molto affezionata al suo padrone, li sacrificò con un sorriso. Comprò il naso, lo avvolse in un fazzoletto e lo portò a casa. Il naso si lasciò ricondurre buono buono e non si ribellò nemmeno quando il suo padrone lo accolse tra le mani tremanti. Ma perché? Perché sei scappato? Che cosa ti avevo fatto? Il naso lo guardò di traverso, arricciandosi tutto per il disgusto e disse: Senti, non metterti più le dita nel naso, o almeno tagliati le unghie. Bene, bambini, noi ci vediamo domani alle 21. Ciao!